L'ex ministro dell'Istruzione Maria Stella Gelmini oggi all'Aquila per sostenere la candidatura a sindaco del capoluogo di regione di Pierluigi Biondi e presentare la lista di Forza Italia che parteciperà alla prossima tornata elettorale. Giovani, professionisti e anche molte donne, un centrodestra che all'Aquila dopo 15 anni si presenta unito. Beh, direi che è un grandissimo risultato l'unità del centrodestra, che non è un'unità di facciata ma è un'unità di sostanza, di programma di governo. E siamo convinti di aver scelto Biondi, un candidato sindaco che conosce bene, che ha la competenza da un lato, l'esperienza dall'altro, che conosce bene l'Aquila e quindi è la persona giusta per guidare il cambiamento. L'Aquila ha bisogno di voltare pagina, ha bisogno di innovazione, ha bisogno di una spinta propulsiva per affrontare la ricostruzione fino in fondo. Abbiamo visto il lavoro fatto dal governo Berlusconi, ma successivamente mi permetto di dire che insomma si è perso molto tempo. Quindi occorre un sindaco efficiente, un sindaco che possa davvero interpretare il sentimento degli aquilani e anche le loro aspettative in un tempo di crisi e dove questa città evidentemente è ancora ferita dal terremoto e ha bisogno di un'amministrazione che faccia le cose. La Gelmini nel suo intervento ha ricordato anche il lavoro fatto all'Aquila da Silvio Berlusconi. Lei allora era ministro nel governo di centrodestra, ha ricordato la soluzione per le scuole e, pungolata dai giornalisti sui problemi di oggi al progetto case, risponde così. Ma vedo che insomma c'è un po' di prevenzione rispetto all'operato di Berlusconi. Io guardi, lascio giudicare gli aquilani. So che anche nel caso del terremoto di Norcia e di Amatrice i moduli di Berlusconi sono venuti buoni. Poi se c'è per carità una piastra che vacilla è un problema, sono anche passati molti anni e forse chi è venuto dopo Berlusconi doveva pure occuparsene. Non è che si può sempre dare la colpa a Berlusconi. Che ha fatto il governo Monti, Letta, Renzi che si sono succeduti? Come è stata gestita l'emergenza di Norcia e di Amatrice? Io mi piace il confronto, credo che dal confronto tra quello che è stato fatto all'Aquila, dove addirittura si è avuto la forza di organizzare un G8, e quello che è stato fatto successivamente in altri contesti colpiti dal terremoto, credo che l'Aquila ne emerga bene. Va tutto a posto? Va tutto bene? No, evidentemente c'è ancora molto da fare e mi auguro che i governi si diano da fare come ha fatto Berlusconi e come abbiamo fatto noi in 100 giorni consegnando delle case che ancora oggi sono abitate.